restless late tonight. Oh, I'd rather buongiorno di grottini, buongiorno di grottine. Mi vedete poco perché è tutto buio in camera mia. Comunque mi sono svegliata e oggi lavoro da casa, ma è un grande forse perché essendo festa non so se mi danno il via libera, non so se la gente risponderebbe. Quindi adesso ho scritto al capo e vediamo cosa mi dice. In tal caso mi dice di sì, io sono comunque bella pronta per iniziare e carica. Amore, alla fine oggi si lavora, mi hanno detto che si lavora e sono contenta così onestamente perché avevo una grande voglia di mettermi in gioco. Adesso ero andata un attimo in bagno, sto qui con tutta la mia parte pronta all'opera e sta andando. Essendo mattina sta andando bene, io adesso accendo le luci. Ok, poi apro il calendario dell'avvento perché non lo apro da troppo, cioè anche ieri ho saltato e non va bene. Ora li metto come piace a me perché sta... Esatto, così immobili, che almeno fanno tutti i colori e non danno appunto il mal di testa. E niente raga, io continuo a lavorare, ci vediamo in pausa pranzo. La bella di lavorare a casa è che si può lavorare così, tranquilla, con il cardigan, comoda. E adesso mi rimetto a lavoro, volevo dirvi sta stronzata. Perfetto. Mi procede... E via, ci vediamo in pausa pranzo. Ok, sono all'incirca le... Che ore sono? Non lo so. Sto continuando a lavorare e si è aggiunta Giulia qui con me che mi fa compagnia. Eccola qua. Ciao patata mia. Ehi. Ti amo. Grazie che mi tieni compagnia. Anch'io. Patata. Io di più. È un piacere. Mm-hmm. Io di più. No, io di più. No, io di più. No, io di più, sempre io, sempre io, sempre io. Va bene, hai vinto tu, dai. Ho vinto io? Hai vinto tu. Come sempre. Da. Comunque, raga, come vedete sono le 5 e un quarto e io avrei già finito. Mi mancano solo da richiamare alcuni numeri. Giulia mi fa compagnia, da ore. E meno male perché da quando ho messo in chiamata con Giulia sto andando bella più spedita perché, boh, mi fa piacere stare in compagnia e soprattutto in compagnia di questa personcina bella bella. Che personcina bella che è. Mandami un bacio. Brava. Ok amori, come avete visto ho fatto la chiamata con Giulia. Ora mi sono truccata, ho messo il cappellino, il vestitino nuovo, il cardigan. Ho preparato la borsa perché appena arriva papà io vado da Marco e ci resterò anche a cena. Perché appunto ci vado sempre questi giorni qua che lavoro fino a tardi e l'unico modo per starci un po' più ore insieme è andarci appunto a cena. Quindi andrò a cena da Marco. Io qui ho fatto, devo spegnere tutto e aiuto, non si vede più niente, bubù, 7, ciao, e niente vite, adesso sono illuminata dalle lucine e appena torno a casa, giuro che apro il calendario dell'avvento perché da Marco ci resterò fino a cena, poi tornerò a casa, aprirò il calendario dell'avvento, tempo di mettermi il pigiamino e poi mi vedo il colletto. Adesso vado a vedere mamma che sta giocando a tombola con telematicamente. E quindi 23 de culo. De culo. E poi aspetto papà e... Allora amici, sono qui con Marco. Saluta. Che bel saluto. E gli stavo parlando un po' del lavoro, gli stavo illustrando un po' la mia vita da bravi best friend forever. Tipo B. Cos'è? Sarò ben chiara. Un altro horror perché io e Marco sempre. Ed è. Com'è che si chiama? Parla tipo di un mostro che sta in giro per New York. E raga è fighissimo perché è molto apocalittico. Questi stanno a una festa, riprendono con la telecamera. Questa è la bottella io avrei, Marco. Delicatissimo, con una telecamera amatoriale. E succede tutto sto casino, vedi? Fighissimo. Fatto proprio bene, vedi? Come sta stato riprendendo con la telecamera? Adoro. Vabbè, bello, mi piace. E c'è un mostro gigante. Bello, bello. Dato che tardi volevamo continuare a vedere il film, ci siamo presi le pizze. Guardate che bella, questa è la mia. E l'altra è la sua. Le berrette al limone. Buone, buone. Così riusciamo a vedere il film e ci mangiamo tutto davanti alla TV. Cin cin. Andando via ho messo la felpa di Marco perché raga avevo troppo freddo e c'avevo sta
sto maglioncino. Comunque, raga, mi avete commentato tutti quando dico di essere cambiata. E mi avete detto che vi manca l'Elena di una volta. Ma ragazzi, sono sempre io. Sono solo una ventenne, quindi ragiono in maniera un po' diversa perché sono cresciuta, ma sono sempre io. Che stai a fare? Spero che vi piaccia anche questa Elena, che è sempre Elena, solamente un po' più matura di quando era più piccina. Ok, vi ho guardato un po' dei vostri commenti e soprattutto quando dico di non essere più l'Elena di una volta, non dico di essere cambiata. Infatti, tipo da una parte quando mi avete detto mi manca l'Elena bionda di una... grazie. Di una volta ho detto no, ma la cosa che è cambiata in me è che sono più matura, perché avendo 20 anni non sono più la sedicenne di una volta, no? Penso a tante cose. E sono un po' più, ecco, matura, perché è normale, cioè, quando arrivi ad avere 20 anni, un po' di più di quando appunto è precedente questo. Però ho capito che intendevate. Mi vedo brutta, sto aspettando il collegio, sono stanca, mi sento male. E non lo so cosa sia, un po' il ciclo, un po' il lavoro, che sono stata parecchio. E adesso mi guardo il collegio, cerco di rilassarmi un pochino, perché non mi vedo per niente bene, quindi... Finito il collegio, è assurdo come io mi sto affezionando tantissimo a tutti quanti. Sono arrivata a un punto che se ne sono andati tutti quelli che mi piacevano di meno e sono rimasti quelli che mi piacevano di più. Poi sono arrivati a un livello attuale, a un momento attuale in cui sono tutti straffiatati, hanno capito anche tanto di Piero, che io amo alla follia, veramente ci tengo un sacco di Piero. E non lo so, sono arrivati a un livello tale anche tra i rapporti con loro, il modo di rapportarsi, la maturità che mettono nelle cose, che mi fa impazzire follemente. Cioè, li amo e sono tanto tanto affezionata, anche i professori e tutto. Riprendo tutto tranne che me, ecco, riprendo il mio albero perché faccio veramente schifo. Solo che ora, anche se dovrei andare a dormire che domani lavoro, ho sta fissa di fare dei trend e non sono ancora abbastanza stanca per andare a dormire. Da ieri sera voglio fare sti trend perché ho un vestitino carino, quel cardigan che ho preso ieri, appunto ve l'ho fatto vedere nel vlog di ieri, e voglio metterlo per fare i trend. Quindi adesso farò questa cosa, sì, sono folle perché è mezzanotte, è finito ora il collegio. Io adesso mi cambio e sarò pronta e produttiva per fare trend. Mi truccherò anche, finirò i trend, mi struccherò, mi metterò il pigiamino e andrò a ninna. Però adesso ho sta fissa e sì, non faccio sta cosa, non riesco a dormire. Comunque, dopo avervi detto ciò, vi faccio vedere anche che ho messo, papà ha messo le luci fuori. Ci sono queste luci fuori per lungo. Poi ci sono queste che c'erano già a grata, le adoro. E l'albero senza regali, infatti mi fa un po' strano, mi sembra un po' vuoto, però il cane qui ci passeggia e se anche per sbaglio ci fa la pipì sopra, è brutto da dire, ma è così, io mi arrabbio tanto perché ci tengo un sacco a tenerli bene, quindi non mi sembrerebbe proprio il caso. E comunque adoro la mia casa natalizia e non lo so, vedere il collegio con l'albero, mamma, commentarlo con Giulia, sono sempre serate belle. È partita che stavo male, tornando da Marco, non per Marco poverino, ma proprio perché non stavo bene fisicamente. Sapete, ciclo, stanchezza per il lavoro, neo lavoro, quindi è tutto nuovo, è un po' una stanchezza accumulata. E quindi mi è sfogato tutto in non stare particolarmente al top fisicamente, proprio parlando ero molto stanca. E quindi adesso... niente ragazze, io sono contenta, sto riparlando con Glenda, una mia amica che non sentivo da tanto, mi è arrivato ora un messaggio, quindi sono ancora più contenta e è bello sentirla, sempre bello, ci tengo tanto a questa ragazza, quindi se mi guarda e guarda i miei vlogmas, ciao Glenda, ti amo tanto, te lo voglio dire anche qua, amore mio. E sì, so che non è molto bello guardare l'albero, non me, però veramente raga, faccio schifo, ora mi trucco e poi mi riprendo perché mi devo truccare appunto per fare il trend. Sì, sono pazza, lo so, me ne rendo conto. E comunque amore, niente, che stavo dicendo? Quindi sì, sono partita che stavo male tornando da casa di Marco e vedere il collegio con mamma e vedere questa puntata che è stata la mia preferita personalmente, scrivetemi qua sotto se è piaciuta anche a voi, e commentarlo con Giulia è stato veramente importante e bello, mi è piaciuto tutto di questa serata. Poi con l'albero di Natale che a me fa molto mood è ancora meglio, perché il Natale io mentre lavoro lo vivo poco, dopo che lavoro lo vivo tanto e cerco sempre di averlo anche mentre lavoro, accendendo le luci in camera, e un pochino ci riesco e sono contenta. Bene, ora la smetto di riprendere l'albero e parlarvi, e vi riparlo bene fisicamente appena mi preparo per fare i trend. Sono sempre più folle, ma lo so, me ne rendo conto. Mua, a dopo. Ciao amici, sono truccata, sì, sono qui col caricatore, perché sto mettendo in carica il telefono, perché devo appunto mettere i TikTok.
E adesso ve li metterò anche, così vi rendo partecipi. E alla fine appunto di aver editato TikTok da mettere precisi precisi domani, vi apro il calendario dell'avvento e vi faccio l'angolo di Furlan. Tengo una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la cho. Mother, I'm coming home. De corazón que ya la busco, se le nota, mamá masota, como lo mueve esa muchachota. Se me nota que quiero de tu boca, sé que tú me provocas y me pones a temblar. She got hips, I got a grip for a lot of ass. Don't need to have more, I know it's sweet. I like that. Tecnicamente è un furetto. Mio padre lo verrà a sapere. Alla salute. Tu sei una ragazza. Non sono il tuo gufo. Mi chiedessi magari volevi venire a parlare. No winter wonderland. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer pulling on the reins. That's not all that's new this year. Sicuramente messo nelle clip prima, mi avete chiesto di non mettere filtri, però ragazzi mi piacciono troppo, quindi scusatemi, dovete supportare anche così, tanto alla fine cambia poco, c'è l'orario e gli occhi chiari, quindi proverò a usarli di meno, promesso, però mi piacciono davvero troppo. Dovrei andare a dormire veramente tardi, sì, sono le 4, non riesco a dormire, sarà il ciclo mestruale e mi ha preso un mental breakdown, si dice così, colossale, e ora mi è passato, ho accettato anche con una mia amica che non sentivo da un po', Glenda, amore mio, e quindi sto un po' provata dopo TikTok, quindi mi sono messa a guardare un po' YouTube così. Adesso vi faccio l'angolo di Furlan perché chiacchierare con voi mi aiuta tanto e sto già meglio. Però l'angolo di Furlan di Maria Grazia lo schiavo mi chiede delle domandine molto serie a cui però tengo di rispondere, perché i miei angoli di Furlan molto spesso hanno domande un po' più leggere e domande un po' più serie, insomma. Mi fa piacere trattare questi argomenti con voi, e perché il mio canale vuole essere anche questo. E la sua domanda è come accettarsi fisicamente e caratterialmente fuori. Allora, cara, il percorso di accettazione è un percorso lungo che deve partire da voi stessi. Siete voi che dovete specchiarvi, andare allo specchio e dire: ok, ho questa cosa, mi piace, questa cosa è e sarà il mio punto di forza. Capire cosa di voi va bene, perché ognuno di noi ha qualcosa di bello, positivo, un talento, una tipologia, un tratto del carattere che piace proprio a noi stessi. Tutto sta nel renderlo il nostro punto di forza, nel dire: non sono poi così male. E cercare di migliorarsi sempre per rendersi la versione migliore di se stessi. Lavorare sempre tantissimo sul diventare, arrivare ad essere fieri delle persone che siamo e che stiamo diventando. E quindi questo secondo me è la parte più importante. Poi, tesoro, la seconda domanda è stata molto forte, quindi parla di percorsi alimentari e se ne ho mai sofferto. No, non ne ho mai sofferto, però so di persone vicino a me che ne hanno sofferto. Quello è un percorso lungo e molto medico, quindi siete principalmente aiutati in questo settore qua, perché è molto molto serio, molto clinico e molto molto importante. La salute è importantissima, quindi se soffrite di disturbi alimentari parlatene con le persone a voi più vicine e iniziate un percorso dove sarete aiutati, perché a tutto si può uscire, ne sono uscite tantissime persone, ce la farete sicuramente anche voi. Se vi va di sfogarvi con me, parlarne con me e avere una parola di conforto da me, avere
scrivetemi pure se avete qualsiasi tipo di problema, io ci starò per ascoltarvi e essere insomma la vostra spalla, perché mi fa piacere essere presente ed esserci. E qui no, io non ho mai sofferto del consiglio che ti do, che vi do in tal caso, ne soffrite appunto a parlarne, non tenervi tutto dentro, perché prima iniziate questo percorso di guarigione e prima riuscirete a superare questa cosa. Domani prometto che risponderò a domande anche un po' più, come si può dire, leggere, ecco, scrivetemi pure qua sotto, risponderò sicuramente. Nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, mi sono scordata di aprire il calendario della Plant anche oggi, mannaggia, però ora non ho voglia di aprirlo domani e aprirò 3 caselle, ups, non succederà più, giuro, e sarò più attenta a aprirli tutti i giorni. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, qua Elena tutto, un bacio.